Ciao Dammis, dopo qualche settimana l'abbiamo usato, l'abbiamo stressato, l'abbiamo maciullato, l'abbiamo portato in vacanza, in spiaggia, al mare e ora siamo pronti a parlarvi dell'Ubidigi F1 Play, del quale abbiamo già fatto l'unboxing qualche tempo fa e niente, com'è andata? Però poteva andare peggio. Sigla! Bene ragazzi, eccoci qui a parlare del nostro mitico Umidigi F1 Play. Allora, brevemente, come vi avevo già spiegato nell'unboxing, all'interno della confezione potrete trovare una cover in plastica semirigida, che serve anche per diciamo, azzerare il gap, lo scalino, diciamo, della sporgenza delle fotocamere rispetto alla scocca. Poi potete trovare semplicemente, vabbè, oltre alla manualistica e alla spilletta per restare il carrellino delle SIM, anche il caricatore a 18 watt, quindi abbastanza rapido. Nonostante questo, però, la batteria si ricaricherà dallo 0 al 100% in circa 2 ore, qualcosa meno, perché appunto avendo una 5150, nonostante i 18 watt, ci vuole un po' di tempo per ricaricarla. Comunque più o meno ci vuole una mezz'ora per arrivare al 30%, circa tre quarti d'ora per arrivare al 50% e più o meno 2 ore per caricarlo totalmente partendo da zero, chiaramente. Allora, il terminale è uscito circa 6 mesi fa, più o meno a marzo, mi pare. C'è lui è la versione da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile, c'è anche da 128. I prezzi sono, allora, attualmente in Italia si trova solamente su Amazon e neanche sempre. Se lo comprate in importazione su Banggood o Gearbest, eccetera, costa sui 160 euro. Su Amazon costa attorno ai 199, noi però quando l'abbiamo acquistato in offerta lampo abbiamo pagato 159 euro. Adesso non è disponibile, però ogni tanto torna disponibile. Comunque, ripeto, noi l'abbiamo pagato 159 euro. Dimensioni: 157 mm, 74 mm di larghezza e 8,8 mm di spessore per un peso di circa 185-186 grammi. Non è leggerissimo, le dimensioni non sono piccolissime, neanche esagerate. Devo dire che la bombatura qui laterale, non so perché, ma per quale motivo, mi rende un po' più difficoltosa l'impugnatura, che comunque, allora, a livello ergonomico, l'ergonomia è sufficiente, è abbastanza pesante, come vi dicevo, con la cover superiamo chiaramente 200 grammi, perché pesa già 185 grammi di suo, il grip è buono, i materiali sono, la qualità costruttiva è sufficiente, senza infamia, senza lode, direi, ci sono alcune imprecisioni nella verniciatura, qui nella parte inferiore, però comunque diciamo che questa finitura satinata, rossa, a noi è piaciuta molto. I materiali sono praticamente una scocca unibody in alluminio, da specifiche che copre sia la back cover che i frame laterali che i frame superiori e inferiori, tutto alluminio. Davanti abbiamo un vetro che secondo voi non è Gorilla Glass perché a noi non è mai caduto, ma vediamo se riesco a farvelo vedere, forse no, però comunque è già rigato. Si è rigato a due righine qui sopra e una sotto, praticamente diciamo che si riga solamente a guardarlo. Quindi, se pensate di acquistarlo, vi consigliamo caldamente di applicarci sopra una pellicola di plastica, è sufficiente per proteggere il display. I bordi sono ben ottimizzati. Attimo che sblocco il terminale. I bordi sono abbastanza ben ottimizzati. Vi apro un attimo un'applicazione dove magari si vedono i colori come il nostro display tester. Vedete che comunque sono abbastanza ben ottimizzati. Il mento inferiore è leggermente più pronunciato della cornice superiore e vedete che trova a posto il piccolo notch che integra la camera frontale e lo speaker, la capsula auricolare, i sensori di luminosità e prossimità.
Sul retro troviamo il sensore di sblocco impronta digitale posteriore, la doppia fotocamera, che è una principale e una che serve solamente per l'effetto bokeh, e il flash LED. Sul profilo destro troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento. Sul profilo sinistro c'è solamente il carrellino per estrarre le SIM. Sotto troviamo il jack che rimane per le cuffie, il primo microfono, la porta Type-C di ricarica e lo speaker di sistema che è mono. Sopra troviamo solamente il secondo microfono per la soppressione dei rumori. Allora, intanto vi dico subito che la memoria è espandibile, potete usare due SIM oppure una simple micro SD, le colorazioni disponibili sono rosso e nero, c'è anche una versione gold che però non so se è prevista per il nostro mercato. A livello di design, penso che abbiamo detto tutto, non ci sono particolari criticità, il display è abbastanza ben costruito, insomma non ci sono molte cose da dire. No, un'unica nota che non c'è LED di notifica e non c'è nemmeno l'Always On Display. Niente ragazzi, direi che per quanto riguarda dimensioni, design, prezzo e eccetera eccetera è tutto. Possiamo subito passare alla parte relativa alle specifiche hardware. Dunque, per quanto riguarda le specifiche hardware, il nostro MIDIGI monta un processore MediaTek Helio P60 che grosso modo dovrebbe corrispondere come prestazioni a uno Snapdragon 660 a livello CPU. A livello GPU invece monta una Mali G72, ha 6 GB di RAM, unico taglio di memoria, doppio taglio di memoria invece per quanto riguarda la memoria interna, 64 oppure 128 GB di memorie eMMC, non particolarmente veloci, però sono espandibili. Vi faccio vedere un esempio della configurazione nostra, diciamo per le solite applicazioni che abbiamo installato. Vedete che di base più vicino, di base il telefono ha 52 giga e mezzo liberi, quindi sono circa un 12 giga di sistema operativo, e dopo aver installato tutte le applicazioni nostre che sono circa 15 giga, aggiungete un paio di giga di WhatsApp, che ora abbiamo già tolto la SIM, quindi non ci sono più quei 2 giga di media di WhatsApp, insomma alla fine rimarrete più o meno liberi con circa la metà dello spazio per la versione da 64 giga, sempre ammesso che voi installiate tutte le applicazioni che abbiamo noi, che non sono poche, sono circa 100-140 più o meno come numero, diciamo. Per quanto riguarda la parte delle specifiche hardware è tutto, possiamo direttamente passare alla parte relativa al display. Dunque, ragazzi, il display è un'unità ovviamente LCD IPS da 6,3 pollici di diagonale con il notch. La risoluzione è Full HD 1080p x 2340, Full HD Plus in rapporto d'aspetto 19,5 noni. Allora, cosa dire di questo display? Allora, il display in generale non è male. All'interno delle impostazioni c'è un'applicazione, una delle poche personalizzazioni del software che praticamente Android Stock, è appunto questo MiraVision, che consente di calibrare il nostro display. Vedete, qui avete tutta una serie di opzioni da regolare, partendo dal contrasto. Potete regolare tranquillamente il rapporto di contrasto, vedete, agendo su questa barra, e poi andando a premere la freccia avanti potete regolare tutte le altre impostazioni, fra cui la saturazione, la luminosità dell'immagine, eccetera, eccetera. Allora, di base la configurazione del telefono ha diciamo dei colori che sono abbastanza flat, nel senso che non sono molto saturi, anche il contrasto non è molto spinto, quindi noi abbiamo diciamo regolato un po' tutto al massimo, diciamo sia la saturazione che il contrasto. In ogni caso, vi faccio vedere la nostra applicazione per i benchmark. La luminosità non è male, la fedeltà dei colori è direi più che discreta, anche il bianco, non, insomma, essendo un IPS ha dei buoni bianchi. I grigi, cioè i neri, sono abbastanza profondi, non profondissimi, ma credevo francamente peggio. Vi faccio vedere magari qualche esempio di queste foto qui che ci sono di utilizzo reale in questa applicazione, e vedrete che comunque sono abbastanza fedeli a livello di rappresentazione di colori.
e di fedeltà. La luminosità è buona, come dicevo, anche in spiaggia, l'abbiamo utilizzato al mare e non abbiamo avuto problemi di visibilità. La polarizzazione è quasi perfetta, nel senso che se lo tenete con gli occhiali, con lenti polarizzate in portrait, cioè in verticale, si oscurerà leggermente ma rimarrà comunque visibile, mentre portandolo in orizzontale non si avrà nessun tipo di problema anche con lenti polarizzate. Il display non è HDR, vi faccio vedere subito, faccio partire il nostro classico filmato. Eccolo qui. Abbasso il volume per farvi concentrare sul video. Come vedete, il video si vede, insomma, si vede bene, la fruizione di contenuti multimediali insomma, non è, insomma, è di buon livello. Non, ovviamente non siamo ai livelli di un AMOLED di top di gamma, però comunque non c'è alcun problema. Gli angoli di visione sono buoni, nel senso che ci sono dei cali di luminosità, ma a angolazioni piuttosto accentuate, quindi non ci sono problemi neanche da questo punto di vista. Dicevo, il display non è HDR e non ha neanche le certificazioni purtroppo Widevine L1, quindi non potrete vedere i contenuti in HD, ma solamente in definizione standard. Questo direi che è uno degli aspetti peggiori, diciamo, più critici per quanto riguarda la fruizione dei contenuti multimediali. Per quanto riguarda il display è tutto, ragazzi, passiamo velocemente alla parte relativa alla connettività. Per quanto riguarda la connettività, purtroppo non siamo riusciti a risalire a un paio di specifiche abbastanza importanti per noi, cioè i valori SAR, non siamo riusciti a capire quanto siano, e il modem, che tipo di modem e che velocità può raggiungere al massimo in download e in upload. Noi possiamo dirvi che, dirvi per certo che allora non ha il 4G Plus, però ha la banda 20. Entrambi i SIM possono andare in 4G e ha il Volte, è dotato di Voice over LTE, cosa assolutamente non scontata. Potete vedere comunque i benchmark di velocità in 4G e sotto rete Wi-Fi, anche quanto prende dal link in descrizione, potete vedere tutti i benchmark, anzi ve li faccio vedere già da qui, già che ci sono. Nella posizione di riferimento ho raggiunto ottimi valori di download e upload. Ricordo che alcuni telefoni di medio-bassa gamma che abbiamo testato arrivavano circa alla metà della velocità di download e a un terzo della velocità in upload, quindi nella posizione di riferimento diciamo che si è comportato molto bene. E anche per quanto riguarda l'intensità del segnale, nella posizione di riferimento diciamo che arriva a potenze di segnale di ricezione per quanto riguarda il wifi molto buone, 69 meno 69 decibel per metro, quando altri magari si fermavano agli 80-85. Che ricordo che essendo un valore negativo, più è basso, meglio è. E invece in 4G LTE si stabilizza attorno ai meno 97 decibel per metro, che è più o meno insomma, in linea con anche altri telefoni di pari fascia di prezzo. C'è il Wi-Fi Dual Band, supporta i protocolli A, B, G, N e AC, quindi tutti quelli esistenti tranne il Wi-Fi 6. Il GPS c'è, funziona bene, il Bluetooth purtroppo è solamente 4.2, ma noi non abbiamo riscontrato grossi problemi per quanto riguarda l'interazione con le nostre Galaxy Buds, che sono le nostre cuffie wireless o Bluetooth wireless che usiamo normalmente. Ogni tanto, quando magari la connessione non è al top, c'è qualche asincronia fra audio e video quando guardate, diciamo, i contenuti multimediali, però in generale è un 4.2 che funziona abbastanza bene. Niente ragazzi, per quanto riguarda anche questo capitolo sulla connettività, abbiamo detto tutto quello che sapevamo e possiamo passare direttamente alla parte successiva dove parliamo di audio. Per quanto riguarda l'audio, vi posso dire che allora, la qualità in chiamata è buona. L'audio, cioè il volume in chiamata, in capsula, sto parlando della capsula, scusatemi, la qualità in capsula in chiamata è buona, mentre il volume è solamente discreto, forse è un pochettino basso il volume massimo, non ci è mai capitato, ma secondo noi in ambienti rumoroso, ventosi, forse era meglio, insomma, sarebbe stato meglio avere un volume massimo un po' più alto. Diciamo che
anche tenendolo al massimo, secondo noi, in condizioni rumorose potreste avere qualche piccola difficoltà nel sentire l'interlocutore. Niente comunque di drammatico. Per quanto riguarda la qualità in chiamata in viva voce, diciamo che è appena sufficiente perché lo speaker mono non rende molto. Ora non posso farvi sentire perché ho già tolto la SIM, però fidatevi di quello che vi dico. Il volume è potente, è buono, ad alti volumi chiaramente distorce un po' e la qualità, come vi dicevo, è sufficiente. Per quanto riguarda in cuffia, invece, tutto ok, il volume è buono, la qualità è buona e non ci aspettiamo niente di... è partito Google. Non ci aspettiamo niente di diverso, comunque, insomma, la qualità è buona per quanto riguarda l'audio in cuffia. Allora, le regolazioni del volume non sono complete, nel senso che da qui voi potete regolare solamente il tipo di volume relativo a quello che state utilizzando effettivamente, quindi se state vedendo un video potete modificare il volume dei multimedia, se no premete il pulsante impostazioni e potete accedere alle regolazioni di tutti i tipi di, diciamo, di audio che mette a disposizione il telefono. Una cosa molto buona è che da Dialer Stock il telefono supporta la registrazione delle chiamate, quindi voi adesso probabilmente dovete farlo manualmente. Sta di fatto che comunque registra perfettamente le telefonate. Vi ricordo che solo pochissimi marchi consentono questa cosa perché Android 9 di base non lo permette. Quindi ogni produttore deve abilitare di sua iniziativa il proprio dialer alla registrazione delle chiamate, perché altrimenti le app di terze parti non funzionano più con Android 9. E probabilmente nemmeno con Android 10. Lui lo fa e quindi è per chi ha bisogno di registrare le telefonate è sicuramente un grosso vantaggio. Come vi dicevo, lo speaker mono è abbastanza potente, vi faccio sentire la qualità audio facendovi riascoltare, rivedere il video di prima, però con l'audio al massimo. Come vi dicevo, la qualità è sufficiente, l'audio è abbastanza potente, direi che per la fascia di prezzo, insomma, va più che bene. Vi faccio sentire anche una canzone a caso su Spotify, vediamo cosa c'è subito qui. Allora, in questo caso da Spotify la qualità audio decade un po', nel senso che non ci sono bassi, quindi diciamo che da questo punto di vista è abbastanza carente. Nel complesso la situazione naviga sulla sufficienza, attorno alla sufficienza, però non di più, ecco. Il volume invece rimane, si attesta su buoni livelli. Basta ragazzi, direi che è tutto. Il dialer, come ho detto, è del tipo di Android Stock, consente la registrazione delle chiamate e niente, possiamo passare direttamente al capitolo successivo dove parliamo, e preparatevi, di comparto fotografico. Allora ragazzi, per quanto riguarda il comparto fotografico, vi devo subito dire che il terminale monta un comparto posteriore da due fotocamere, doppia fotocamera, dove la principale è una 48 megapixel con sensore Samsung ISOCELL da mezzo pollice e apertura focale 1x1.7, quindi una dotazione hardware di tutto rispetto, in senso assoluto, con una fotocamera da 8 megapixel companion per insomma, raccogliere le informazioni sulla profondità di campo per fare l'effetto bokeh. Invece la fotocamera frontale è una 16 megapixel con non siamo riusciti a risalire alle dimensioni del sensore, ma ha un'apertura di 1x2.0. La fotocamera posteriore scatta in pixel binning, quindi combina i 48 megapixel da 0,8 micron in foto da 12 megapixel da 1,6 micron. Questo per, diciamo, migliorare i dettagli e ridurre il rumore video, specialmente quando le condizioni di luce sono, diciamo, scadenti. Quando c'è tanta luce, potete tentare di scattare a 48 megapixel, ma in generale io non ve lo consiglio. Vi consiglio sempre di scattare a
a 12 megapixel. Vi faccio vedere l'applicazione fotocamera un attimo. Allora, come potete vedere, abbiamo qui sotto tutte le tipologie di foto che possiamo scattare, quindi c'è insomma, i video, c'è la modalità notturna, le foto standard, le foto perfette che sono praticamente un effetto bellezza, che tolgo le rughe, eccetera. Carino, che francamente non sappiamo cosa sia, e bokeh per l'effetto sfocato. Potete anche regolare l'intensità dell'effetto sfocato. E poi ci sono altre funzioni aggiuntive come, allora, lo slow motion che funziona a 120 o 240 frame per secondo in HD, la foto panoramica, potete mettere la filigrana, creare le GIF, timelapse, video perfetto che praticamente è, diciamo, un editor dove decide lui come migliorare gli effetti del video, modalità pro, e potete scansionare i codici QR. Allora, poi vabbè, a livello di impostazioni potete decidere se scattare in 12 megapixel o 48 megapixel e insomma le opzioni non è che siano tantissime, non potete nemmeno scegliere la risoluzione, ma solamente il bitrate dei video, se alto, medio o basso, insomma, e poco altro. La modalità Pro non permette di regolare il tempo di scatto, ma solamente il bilanciamento del bianco, gli ISO che vanno da 100 a 1600 e l'esposizione che può andare da meno 4 a più 4. Allora ragazzi, per quanto riguarda la resa fotografica, qui io veramente sono rimasto abbastanza, cioè abbastanza molto deluso perché date le specifiche hardware mi aspettavo dei buoni risultati. Invece, nonostante l'hardware e tutto rispetto, le foto su questo telefono sono scadentissime, ma scadentissime anche in condizioni di ottima luminosità. Vi faccio vedere alcune diciamo, fotografie, forza orizzontale. Questa è una foto al castello di Pavia e allora da così ovviamente sembra una buona foto. Il problema è che se voi la zoomate e vedete che specialmente qui nei verdi ci sono delle aree intere di foto dove sembra quasi che venga accorpati tutto il colore, tutto il dettaglio in macchie, macchioni verdi totalmente senza senso, nel senso che questa qui era una foto, insomma, ottima luminosità, e anche qui dove sembra che ci sia molto dettaglio, se andate a croppare, vedete che ci sono delle zone dove i dettagli vengono completamente ammassati fra di loro e non si capisce la motivazione. Questa è un'altra foto, vi faccio vedere questa foto qui del Duomo di Orvieto, e insomma la foto è estremamente scarsa, cioè non si può fare uscire fuori una foto del genere in queste condizioni di luce. Adesso io ve le descrivo, ma voi le potete vedere a video in a risoluzione massima e sicuramente ve ne renderete conto meglio di così. Questa è la stessa foto, però in modalità pro, dove siamo riusciti a tirare fuori un contrasto migliore, qualche dettaglio in più, abbassando l'esposizione e riducendo gli ISO, però dovete comunque andare voi ad agire manualmente. E questo si parla di quando c'è tanta luce. Quando la luce è scarsa, insomma, le cose peggiorano ancora di più. Vedete qui, il dettaglio è molto basso, qui siamo per strada di notte, qui siamo in interni, qui a dire il vero si è comportata anche discretamente, ma comunque al di sotto delle aspettative di un sensore che è un sensore che non sarà magari a livello del Sony MX586 montato sui top di gamma, i super top di gamma di quest'anno, ma comunque se la gioca. È proprio l'elaborazione software installata stock a deludere. Anche questa foto sembra una foto buona vista da così, ma se voi andate a zoomare vedete che il dettaglio scende in maniera, cioè proprio una cosa brutta, una cosa veramente brutta. Ecco, sono stato molto molto deluso. Questa foto a prima vista sembra una buona foto, ma se andate a zoomare è tutto acquarelloso, tutto impastato. Anche l'HDR non funziona bene, sempre ammesso che ci sia, non si può selezionare, purtroppo anche mettendo a fuoco non si riesce a mettere a fuoco bene quello che voi volete. E niente, paradossalmente vengono meglio le foto scattate con la fotocamera anteriore, che pur non essendo di altissimo livello sono comunque accettabili, insomma, anche zoomando, insomma, si mantiene comunque è una cosa dignitosa, ecco.
C'è da dire che dopo l'aggiornamento di maggio, perché fra gli ultimi giorni di utilizzo, ha aggiornato le patch a maggio 2019 e ha portato anche aggiornamenti alla fotocamera e devo dire che qualcosina è migliorato, senza esagerare. Questa è una foto fatta in camera d'albergo, praticamente al buio di notte e insomma, vabbè, diciamo che c'è di meglio, ma insomma, qualcosina hanno, diciamo, sicuramente ottimizzato dal punto di vista della resa dell'algoritmo software. Cosa c'è di buono? C'è di buono che fortunatamente, come vi faccio vedere da questi screenshot, fortunatamente supporta l'installazione della Google Camera. Quindi mi aspetto che con la Google Camera migliori molto. Noi non l'abbiamo provata semplicemente perché non esistono al momento ancora dei porting funzionanti per questo telefono della Google Camera. Esiste per il suo fratellino, tra virgolette, F1 normale, non Play, però per lui no e non funziona bene, non funziona su di lui quella Google Camera là. Quindi bisogna solamente sperare, aspettare che qualcuno faccia un porting funzionante per questo telefono, col quale io sono assolutamente convinto che cambierà completamente l'esperienza d'uso del comparto fotografico. Per quanto riguarda i video, vi faccio vedere alcuni video. Allora, questo è un video girato all'interno del Duomo di Orvieto e ragazzi, è terribile. La modalità di registrazione video è solamente a 1080p a 30 frame per secondo, sia per la posteriore che per la anteriore. Purtroppo non c'è nessuna stabilizzazione, quindi la qualità è quella che è. Dobbiamo tenerci questa cosa qui, ecco, questi qua, anche qua, i video di giorno, oltre ad avere un audio scarso, la registrazione è veramente imbarazzante. Imbarazzante, per essere un filmato girato in un giorno pieno con tutta la luce del mondo, non è accettabile, ecco. Poco stabilizzati, poco dettagliati, colori non naturali, insomma, bocciato su tutta linea, sui video ancora più che nelle foto. Per quanto riguarda invece la fotocamera frontale, andiamo meglio. Andiamo meglio perché oltre a sembrare più stabilizzato, anche se in realtà non è stabilizzato, abbiamo una qualità anche a livello di dettaglio e di colori, eccetera. Migliore, paradossalmente migliore rispetto a quello che succede con la fotocamera frontale. Allora, ragazzi, io francamente sono un po' deluso e quindi magari ho enfatizzato un po' troppo e non so più nemmeno cosa dire. Altri dettagli che posso dirvi è che quando scattate in modalità notte, per qualche strano motivo, invece di forzare la modalità 12 megapixel, paradossalmente forza la modalità 48 megapixel, quindi non vi consente di utilizzare il pixel binning che serve proprio durante gli scatti notturni. Quindi altre scelte di programmazione inspiegabili. Succede questo: voi scattate in modalità notturna e la foto viene in 48 megapixel. Non si capisce per quale motivo, comunque è così. Non si può switchare fra le camere durante la registrazione, ma questo è normale, diciamo, perché non c'è un vero e proprio secondo obiettivo. E niente, ragazzi, sono veramente deluso perché mi aspettavo molto di più da questo telefono per quanto riguarda la parte fotografica e video, però sono convinto che con la Google Camera, quando e se uscirà un porting, la situazione potrà migliorare drasticamente. Per quanto riguarda le foto e i video è tutto, direi che possiamo passare al capitolo successivo. Allora ragazzi, parlando di altre caratteristiche hardware, posso dire che, allora, purtroppo abbiamo già detto non ci sono i Widevine L1, quindi vi faccio vedere lo screenshot dove appunto si vede che non ci sono. Eccolo qui, vedete che L3 significa che purtroppo non potrete vedere i contenuti multimediali in HD e questo è un grosso difetto se voi siete persone che guardano molti video o molti filmati sul telefono. Però, beh, chiaramente non c'è l'impermeabilità, ovviamente è un termine di fascia bassa, però c'è l'NFC,
che è veramente un grande plus secondo noi. Il sensore di luminosità funziona bene, il sensore di prossimità funziona bene, manca il sensore di infrarossi, ma c'è la radio FM, come potete vedere da qui, eccola qui, c'è la radio FM, nel caso voi siate, insomma, la usiate abitualmente. Per quanto riguarda gli sblocchi, anche qui ci sono delle criticità, specialmente per quanto riguarda il sensore posteriore, che insomma, adesso vedete, non mi ha sbloccato, ora l'ha sbloccato, ora l'ha sbloccato, però ora non l'ha sbloccato, ora non l'ha sbloccato, ora sì. Diciamo che funziona 7 volte su 10, 7 volte su 10 e quando funziona diciamo che non è super immediato, però vabbè. Se funzionasse 10 volte su 10 ci potrebbe anche passarci sopra. Il problema è che funziona 7 volte su 10 e per una tecnologia, quella del sensore posteriore, che dovrebbe essere, diciamo, matura e ai massimi livelli, perché ormai insomma, non è più migliorabile la tecnologia del sensore posteriore, perché stanno già prendendo piede quelli col sensore frontale sotto il display, diciamo che anche questa è abbastanza una criticità. C'è lo sblocco con il volto che funziona un po' meglio, adesso non mi ha riconosciuto. Adesso non mi ha riconosciuto, provo a spostarmi un po'. Ora non mi ha riconosciuto. Insomma, ora mi ha riconosciuto subito. Cioè, quando vi riconosce blocca subito praticamente. E vedete, adesso mi sta riconoscendo e quindi sblocca. Adesso non mi ha riconosciuto nella stessa posizione. Anche qui è un divago. E niente, insomma, a livello di sblocchi siamo anche qui abbastanza in deficit. Per fortuna c'è l'opzione per attivare il display quando si solleva. Insomma, se funzionasse bene lo sblocco con il viso sarebbe diciamo meglio. Niente ragazzi, anche per quanto riguarda la parte su queste altre caratteristiche hardware abbiamo già finito e direi che possiamo passare alla parte successiva dove parliamo delle prestazioni e qui ce la caviamo del nostro Humidigi F1 Play. Allora ragazzi, per quanto riguarda le prestazioni, come vi dicevo all'inizio, lui monta diciamo, un MediaTek Helio P60 che come punteggio Antutu più o meno è sullo stesso livello dello Snapdragon 660, con la differenza che la scheda video ha punteggi parecchio più bassi e quindi diciamo che se c'è un lato in cui può soffrire sono quelle situazioni dove viene richiesta molta potenza grafica. Ma vi garantisco che il telefono è veloce, è fluido, non ha grossi lag, non ha grossi impuntamenti, funziona bene e non ci sono grosse criticità. Vi faccio vedere come girano le app più pesanti, diciamo partendo da Facebook. Vedete che cioè insomma, ci mette un po' a caricare, però una volta che è caricato lo scrolling è sicuramente veloce. Andiamo a vedere anche Instagram. Vedete che insomma, non c'è nessuna criticità per quanto riguarda anche Instagram, sì, insomma non ci sono problemi di sorta, vediamo il gestore delle pagine che quello è un po' più duretto da aprire, ci ha messo un pochettino, però una volta che l'ha aperto, diciamo che insomma se la cava bene, non ci sono criticità da questo punto di vista. Vi faccio vedere a quale velocità apre i giochi e vi faccio vedere come girano i classici Asphalt 9 e Darkness Rises. Ecco, vedete il tempo d'apertura è questo e ora proviamo a fare una partita. Alziamo il volume al massimo. Dopo lo abbasso, eh. È per farvi sentire il volume dello speaker. Vedete che il gioco gira bene, non ci sono impuntamenti, abbasso un po' il volume.
Non avete, non avrete, diciamo, problemi nel giocare a questo gioco, quindi insomma va bene, potete sempre contare col telefono 460 euro, quindi direi che per questo costo è più che, insomma, più che buona la resa di Asphalt 9. Vi faccio vedere anche Darkness Rises. Ecco qua, questo è il tempo di apertura e ora vi faccio vedere un pezzettino di partita per vedere come gira anche qui. Questa maledetta pubblicità. Vedete che anche qui la fluidità è buona, anche le animazioni, magari ogni tanto potrà perdersi un frame, ma l'esperienza di gioco comunque è più che soddisfacente. Non avrete nessun tipo di problema a giocare anche questo tipo di titoli, senza, insomma, con piacere, insomma, zero problemi, raga. E niente. Direi che anche per quanto riguarda i videogiochi abbiamo detto tutto, vi posso dire che il telefono non scalda mai, si intiepidisce un pochettino magari quando fate tanti video o quando giocate, però è normale, non esistono telefoni che non lo fanno. E passiamo a parlare del punto forte del telefono che è l'autonomia. La batteria è una 5150 mAh, quindi una batteria veramente enorme che però non dà i risultati sperati, nel senso che è una batteria eccezionale, superiore al 90% dei telefoni in commercio. Però, ad esempio, dura meno della batteria da 5000 dell'Asus Zenfone Max Pro M1 che abbiamo provato anch'esso. Dura meno. Innanzitutto, dobbiamo dire che in standby consuma abbastanza di più, consuma più o meno 0,5% ogni ora sotto wifi. Quindi, se voi dormite 8 ore, vi troverete con il 4% in meno di batteria e lo 0,9 più o meno per 100 ore di drain standby sotto rete 4G, quindi quasi l'1%. Sono percentuali molto alte per essere un telefono con 5150 mAh di batteria. Sarebbero più normali su telefoni da 3500, via, come amperaggio. Tuttavia, se riescono a raggiungere, diciamo, durate più che soddisfacenti. Ad esempio, questa è una giornata da 6 ore 20. Vi faccio vedere magari una giornata, ecco, questa qui dovrebbe essere la giornata in cui siamo partiti per la vacanza. 8 ore e mezza di schermo, praticamente tutto in 4G, 8 ore e mezza. Vedete quanto di Maps, tantissimo di Maps. Perché vedi, il 70% è stato Google Maps, è stato usato per 7 ore e mezza Google Maps. Quindi quella giornata, tutta in 4G, perché tutta in macchina, quindi spostamenti, cambio celle, eccetera, 7 ore e mezza di Maps con anche Spotify che andava, un totale di 8 ore e 23 sulle 16 ore, quindi dalla mattina alla sera, direi dalle 7 di mattina alle 11 di sera, giornata intera, completa. 8 ore di display tutta in 4G, anche molta fotocamera, ho scattato parecchie foto quel giorno, mezz'ora di Chrome, insomma un po' di tutto, direi che sulle 8 ore ci arriva. Qui altra giornata, vedete 8 ore 44 con tanto Maps e tanto Chrome, qui quindi sempre quasi tutto in 4G perché chiaramente 5 ore di Maps, 2 ore 50 di Chrome, insomma si orienta più o meno sulle 8 9 ore di display tutto in 4G con uso piuttosto stress perché Maps non è certamente uno scherzetto. Quando invece eravamo sotto in spiaggia sotto al sole cocente, chiaramente la batteria frigge e dura meno, però siamo arrivati comunque a 5 ore e mezza di schermo su 17. Questa non c'entra niente. Vedete la temperatura che raggiungeva sotto in spiaggia.
lasciato magari al sole, questo è un limite che riesce a rilevare a cubatteri, però capite che 55 gradi è veramente una temperatura elevatissima che distruggerebbe qualsiasi batteria. E niente, vedete che qui 7 ore e 2 minuti di MAPS, 8 ore di schermo. Insomma, la batteria dura 8, tra le 8 e le 9 ore di display, tutto in 4G con un uso molto stress, perché una giornata fatta da 7 ore di MAPS e un quarto d'ora di fotocamera, quindi molte foto, è veramente difficile stressare un telefono più di così. Quando in condizioni veramente critiche ed estreme, dove la temperatura raggiunge valori elevatissimi, riesce comunque a fare 5 ore e mezza di display su 16 totali della giornata, quindi l'autonomia è sicuramente il lato più positivo di tutto il comparto Midigi F1 Play, diciamo. Per quanto riguarda la parte delle prestazioni è tutto, direi che possiamo passare all'ultimo capitolo relativo all'interfaccia utente. Allora ragazzi, per quanto riguarda l'interfaccia utente, qui abbiamo un Android fondamentalmente stock, aggiornato ad Android 9, come potete vedere da qui. E con le patch di sicurezza ferme a maggio 2019. Devo dire che anche gli aggiornamenti è una questione un po' delicata perché noi l'abbiamo preso diciamo a fine agosto con le patch di gennaio e i primi di settembre sono arrivate le patch di maggio, quindi ha avuto praticamente solamente un aggiornamento perché è uscito a marzo, vedete che anche adesso risulta aggiornato. E quindi niente, gli aggiornamenti sono un po' un tallone d'Achille, noi non ci aspettiamo che arrivi nemmeno Android 10, non ci aspettiamo molti aggiornamenti. Tuttavia, se le cose non, questa cosa non vi interessa, il telefono funziona lo stesso. A livello di interfaccia utente è praticamente un Android stock con poche personalizzazioni. Prima di parlare delle poche personalizzazioni, vi dico un po' in generale con qualche particolarità. Allora, innanzitutto non c'è il doppio tap per accendere e spegnere, però potete ovviarlo installando Nova Launcher. Noi abbiamo installato Nova Launcher e possiamo, diciamo, accendere, cioè spegnere il display con il doppio tap. Ora vorrei sapere chi sta chiamando al telefono adesso. Vabbè, comunque andiamo avanti. Nota sul feed della vibrazione che è pessimo, zanzaroso ed è debole anche come volume, quindi noi l'abbiamo subito disabilitato senza pensarci due volte. Non ci sono applicazioni di diagnostica vere e proprie, un po' come c'è come su Android Stock, però comunque ci sono diversi modi per ottimizzare le prestazioni. C'è il drawer, come potete vedere, quindi molto comodo se voi non siete obbligati a tenere tutte le applicazioni per forza sulla home. E passiamo a parlare di queste personalizzazioni del software. Allora, al di là delle classiche, diciamo, opzioni di Android Stock, fra cui anche vorrei far vedere il benessere digitale che c'è qui, non è proprio uguale al benessere digitale perché anche qui sì, ma qui c'è questa piccola personalizzazione. Abbiamo fondamentalmente quattro personalizzazioni. Una l'abbiamo già vista nel capitolo del display, che sarebbe il Mira Vision, che serve fondamentalmente per calibrare il vostro schermo, insomma, abbastanza nel dettaglio. La seconda personalizzazione è Fingerprint, che sarebbe praticamente la registrazione delle vostre impronte, però con delle possibilità di assegnare delle funzioni al tasto di sblocco con l'impronta. Potete decidere fra alcune funzioni, magari voi tappate singolarmente, potete scegliere se con un tap del sensore di impronte potete chiudere l'applicazione, tornare al menu precedente, tornare al desktop, aprire il multitasking, scattare una foto, scattare uno screenshot o rispondere a una chiamata. Questo funziona sia per il singolo click, sia per il doppio click, sia per la pressione prolungata. Quindi avete la possibilità di personalizzare il vostro sensore, tasto per il sensore per rilevare le impronte in questo modo. Purtroppo non c'è l'opzione per far scendere l'attenzione delle notifiche con uno swipe. Comunque questa è una delle personalizzazioni. La terza invece è DuraSpeed, che praticamente è una specie di boost prestazionale che consente di potenziare l'applicazione che avete in primo piano, limitando tutte le app che ci sono in background. A
Attenzione perché questo magari può servire quando state giocando, quando state facendo qualcosa, per le quali non volete essere disturbati. Lui potenzia al massimo la vostra applicazione che state utilizzando e limita quella in background, quindi magari potrebbe perdere qualche notifica. L'ultima è Smart Assistant, che praticamente vi consente di personalizzare, ad esempio, i pulsanti, barra di navigazione o gesture. Potete scegliere se avere il back sia da destra che da sinistra, insomma, tornare alla home con lo swipe in mezzo e il multitasking tenendo premuto, oppure scegliere se fare, insomma, altre diverse opzioni. Poi potete decidere, c'è un network manager che praticamente vi dice, potete decidere ogni applicazione se può funzionare sia sotto rete wifi sia sotto rete mobile, tutte e due o nessuna delle due. E poi niente, c'è una blocker che serve per bloccare alcune applicazioni, c'è l'opzione per mettere il non disturbare o comunque mutare l'audio rovesciando il telefono e appoggiandolo sul tavolo. C'è l'opzione per registrare il video che purtroppo però va attivata manualmente ogni volta da qui. Voi da qui attivate e vedete che fa una specie di conto alla rovescia e da qui in avanti registra tutto quello che voi fate. Vedete che sta registrandolo in alto tutto quello che state facendo all'interno. Insomma, se volete magari fare qualche tutorial su queste cose qui, c'è questa possibilità. E poi infine c'è un'opzione per, adesso ora l'ho fermato, c'è un'opzione per prendere, diciamo, inquadrare i codici a barre o i codici QR per, insomma, per leggerli e andare, insomma, utilizzarli per quello a cui servono. Per il resto, niente, ragazzi, è Android puramente stock, è esattamente uguale a quello che potete trovare su un Google Pixel e niente, funziona molto bene. Noi abbiamo installato un Nova Launcher, che praticamente consente qualche personalizzazione in più. Vedete, qui abbiamo il doppio tap per spegnere. E insomma, tutta una serie di personalizzazioni anche magari qui sulla, vedete, queste sono tutte opzioni che ci sono su Nova, ma non ci sono sul Launcher Stock. Però direi che anche quello stock funziona abbastanza bene, non avrete grossi problemi. Per quanto riguarda la parte software, diciamo che è pienamente promosso, non ci sono gravi lacune, anzi, c'è la possibilità di registrare le chiamate nativa, che è un grosso plus. E niente, per quanto riguarda anche quest'ultima parte è tutto e possiamo finalmente passare alle conclusioni pro e contro del nostro Umidigi F1 Play. Bene, Dammis, dopo questa lunghissima recensione abbiamo sviscerato in tutti gli aspetti il nostro Umidigi F1 Play e siamo pronti a tirare le somme. Ci ha convinto o non ci ha convinto? Allora, partiamo dai lati negativi. Cominciamo a parlare col lato peggiore di tutti, che è la fotocamera, le foto e i video che sono veramente pessimi in qualsiasi condizione di luminosità. Di notte, di sera, di giorno, gli scatti e i video girati sono veramente deludenti, forse i peggiori che abbiamo mai riscontrato su un telefono testato da noi. Il lato positivo però è che secondo noi l'unico problema del comparto fotografico è l'algoritmo software stock del telefono, perché con un sensore di questo tipo, 48 megapixel, un'ottica di questo tipo, abbastanza con un'apertura una grande apertura di 1 fratto 1.7, è impossibile arrivare a questi risultati così scadenti. Quindi, di conseguenza, a nostro parere, è tutta questione di algoritmo software. Lui supporterebbe l'installazione della Google Camera. Al momento però non esistono porting installabili qui sopra. C'è un porting per il fratellino F1 normale, ma non funziona bene su questo perché il sensore è differente. Quando però uscirà un porting stabile della Google Camera per lui, secondo noi il discorso potrebbe cambiare totalmente, ma proprio dal giorno alla notte, secondo noi. Detto questo, al momento attuale le foto e i video sono assolutamente scadenti. Il secondo difetto che abbiamo riscontrato è gli sblocchi. Allora, lo sblocco col volto funziona, ma non è affidabilissimo, non funziona sempre. Quando funziona bene, però non funziona sempre. Il sensore di impronte posteriore è scadente, nel senso che in un periodo in cui i sensori di impronte posteriori dovrebbero aver raggiunto la maturità massima, infatti ormai si stanno affermando tutti i sensori frontali sotto il display, questo sensore di impronte posteriore è abbastanza lento e soprattutto impreciso, nel senso che funziona 7 volte su 10, che
7 volte su 10 non è che sia proprio un bel complimento. Altri difetti che abbiamo riscontrato, l'autonomia, che non è un difetto in generale, ma è un po' al di sotto delle aspettative, nel senso che abbiamo in prova anche gli Asus Zenfone Max Pro M1 e M2, dei quali faremo anche per loro una riprova per l'M1 e una vera recensione per l'M2, che hanno 5.000 di batteria, durano di più in stand-by, lui consuma un po' troppo. Comunque si riescono a raggiungere, diciamo, prestazioni più che soddisfacenti. È quasi impossibile chiudere la giornata, non arrivare a sera, a meno che non lo teniate sotto il sole a picco tutto il giorno in spiaggia a 50 gradi, allora non ce la fate. Però in generale lui vi garantisce tranquillamente 8-9 ore di display al giorno, che, insomma, diciamo che è praticamente impossibile non arrivare a sera. Molta gente sicuramente farà anche 2 giorni di utilizzo abbastanza intenso con questo telefono senza doverlo ricaricare. Per quanto riguarda, un altro fattore negativo è il display che si riga veramente in maniera, cioè, si riga solamente a guardarlo, non c'è mai caduto, eccetera, ma avete visto che ci sono già 2 o 3 righette. Se lo comprate, vi consigliamo assolutamente di comprarci anche solo una pellicola in plastica da metterci sopra in modo da ripararlo dai graffi, perché sennò si riga immediatamente. Per quanto riguarda invece i lati positivi, sicuramente, allora, le prestazioni sono soddisfacenti, l'Helio P60 non delude, Android Stock e Helio P60, la combinazione ci permette di avere delle prestazioni magari non pari a quelle di uno Snapdragon 660, ma sicuramente almeno pari a quelle di uno Snapdragon 636 che, come avete potuto vedere dalla riprova del Redmi Note 5, è ancora un processore che garantisce prestazioni adeguate per qualsiasi, quasi qualsiasi operazione voi abbiate in mente di fare. Poi tutta la dotazione software, hardware ci ha convinto, quindi c'è l'NFC, quindi potete pagare col telefono, c'è il jack per le cuffie, c'è il wifi dual band, ha la radio FM, cioè, insomma, ha tutta una serie di dotazioni che racchiuse in un unico telefono di gamma così bassa, insomma, ci hanno lasciato piacevolmente stupiti. Quindi, alla fine, lo compriamo o non lo compriamo? Allora, secondo noi, in questo momento non è da comprare perché il comparto fotografico è veramente troppo scadente. A meno che voi non siate persone che proprio non danno importanza alle foto e ai video, rimarrete sicuramente delusi da questo terminale così com'è. Le patch di maggio che sono uscite qualche giorno fa hanno un po' migliorato la situazione, ma comunque è sempre molto 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 scadente la resa delle foto anche di giorno. Quindi se a voi non interessa per nulla il comparto fotografico, allora lui potrebbe essere un ottimo acquisto perché costa meno di 200 euro. Noi l'abbiamo trovato solamente su Amazon. Si trova anche su AliExpress, su Banggood, Gearbest della Cina, però da Amazon 199, noi l'abbiamo preso in offerta 100, 159, 159, se non vi interessano le foto è sicuramente da prendere. Se invece vi interessano le foto, aspettate, monitorate, qualora dovesse uscire la Google Camera per lui, allora potrebbe essere un buon acquisto. Speriamo che il video vi sia piaciuto, se volete sostenerci come al solito, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, accendete la campanella delle notifiche e lasciateci un messaggio di qualsiasi genere se volete dirci qualsiasi cosa, bello o brutta che sia. Vi lasciamo in descrizione i link ai nostri profili Instagram, Twitter e Facebook e anche a tutte le risorse che abbiamo postato durante, fatto vedere durante la recensione, quindi le foto, i video e i live batteria che abbiamo fatto con il nostro terminale. Da Tecnodummies, dal nostro Lumidigi F1 Play è tutto e alla prossima, ciao!